È il momento di lasciar fluire la creatività. Da dove comincio? Oh, pittura! È del mio colore preferito. Grazie! Ehi, la stavo usando! Questo è il mio giorno fortunato. È uno scherzo? Ehi, come va? Vernice gratis! Devo approfittarne. Fortuna che ne ho altra. Ma cosa... Che forza! Cosa sta succedendo? Ho solo questa? Come faccio a creare così? Oh oh! Siete nei guai! I miei capelli! Dove siamo? È ora di una sfida artistica! Oh, ok! Solo un secondo! Fai con calma! Ecco, questa sarà la prima consegna! Oh, che carino! Sapevo vi sarebbe piaciuto! Cosa stiamo aspettando? È gasata! Amo dipingere! E questo dovrebbe essere facile! Ah, però... Mi è venuta un'idea! Sarà divertente! Soffio la vernice sulla pagina! No, ferma! Scherzetto! Aspetta, forse non è rovinato! Sì, posso sfruttare la cosa! Eh? Sta a vedere? Continua a colorare il contorno e poi a soffiare il colore, usando tonalità diverse. Faccio così per tutto il cuore. Ora ci disegno una faccina. Sarà adorabile! Delle guanciotte rosa. Sono un talento naturale, dovrei farlo più spesso. È così colorato! Bene, posso mostrarlo alla prof? Allora che ne dice? È tutto grazie a me! Stai scherzando? È il mio turno! Utilizzerò della vernice rosa, buona fortuna! Non ho bisogno di fortuna! Con rosa non si sbaglia mai! Vendetta! Ehi, cosa stai facendo? Ferma, perché? Chi la fa l'aspetti? Ah, vabbè, ci sta! Mescoliamo! Forse succederà qualcosa di buono! È stato divertente! So cosa fare! Immergo questo stampo a forma di cuore nella vernice ricoprendolo per bene, poi posso premerlo sulla carta! Guarda che belli! E posso scoppiare le bolle! È davvero divertente! Voglio riempire tutta la pagina! Ecco finito! Wow, non me lo aspettavo! Vediamo un po'! Molto creativo! Le piace! E tu? Sembra un arcobaleno! Molto colorato! Allora chi vince? Vince Pony! Davvero? Wow! Ben fatto! Quel broncio non va bene! Andiamo con l'incisione! Tranquilli, è il mio lavoro! Puliamo qui! Devo vedere che sto facendo! Vediamo un po'! Non va bene! Che altro c'è? Sì, troppa rabbia! Wow, quanta negatività qui dentro! E questo che cos'è? Oh, non ci siamo! Che triste! Dobbiamo liberarlo! Ecco perché stai così! Vedrai che ti sentirai meglio! Ora mettiamoci altre cose belle! L'idratazione è importante, fidatevi, so di cosa parlo! Mai rinunciare a una bella dormita e ai pensieri positivi! Oh, un'ultima cosa! Iscriversi al nostro canale, ovvio! Adesso c'è tutto il necessario! Penso sia tutto! Richiudiamo e ora sei come nuova! Cambiamo questa ed ecco un bel sorriso! Ehi! Wow! Che ti sei messa oggi? Mi sta bene, vero? Aspetta, guarda! È Justin! Proprio io e oggi abbiamo una sfida di disegno! Oh, che bello! Ti amo, Justin! Non è stupendo? Baci baci! Mi sento in una fiaba! Ecco la prima sfida! Disegnate queste! Cosa? Mi sono distratta! Sul serio? Le ali! Coraggio! Ah, le ali! Pensavo intendessi... niente, lascia stare! Ok, vediamo! Prendo un foglio di carta e lo piego a metà. Poi inizio a disegnare l'ala. Mi basta farne metà. Poi ritaglio e apro.
ed ecco una farfalla. La poso su un cartoncino nero e faccio delle righe con un gessetto in più parti. Poi cambio colore senza lasciare spazi vuoti. Continuo facendo il giro e andando sopra il cartoncino nero. Voglio creare un arcobaleno. Sarà stupendo, lo so. A Justin piacerà di sicuro. O almeno lo spero. Quasi finito. Adesso tolgo la farfalla. E qui ne è rimasta la sagoma. Ti piace? Mi emoziono sempre quando c'è lui. Ecco le mie ali. Wow, davvero niente male. Mi è venuta un'idea. So cosa fare. Questa mi aiuterà. Ehi, Cheryl? Rawr! Eh? Ma levati! Come osi? Non si dicono certe cose ai soldi. Forse così cambierai idea. Oh, beh, di sicuro. Tieni pure. Ok. Sono ricca! Mi comprerò un sacco di pizza. Ovviamente sei invitato, Justin. Eh? Accidenti, è difficile. Per niente, scegli me, cioè le mie ali. Davvero brava, Cheryl. Mi perdo nei tuoi occhi. Anch'io ogni volta che mi guardo allo specchio. Quella farfalla è stupenda. Guarda che l'ho fatta io. Non credo proprio, diglielo. Ragazze, non fate così, dai. Non so di che stai parlando. Ignorala. Non so chi scegliere, davvero. Cheryl o Mindy? Aiutatemi, ragazzi, lasciate un commento qui sotto. Potrei fissarlo tutto il giorno. E ora che facciamo? Ci sono, alzatevi! Huh? Ok. Ora fate una piroetta. Dobbiamo? Sono un po' confusa. Che ne dici? Ah, non va. Beh, io ci ho provato. Ho un'altra idea, guardate qui! C'è qualcosa che non sa fare? Scusa, ma che ci dobbiamo fare noi? Oh, che bello! Io so cosa fare! Metto uno stencil sopra il disegno. Ora prendo un... anzi no, tanti pennarelli! Ora sì che si ragiona! Passo i pennarelli sopra il vestito. Così faccio molto prima. Perché non ci ho mai pensato? Ho già finito! E ora via lo stencil! Che bello! Sei così brillante, Justin! Me lo dice sempre la mamma, così mi emoziono! Cavolo, non mi sono lavata i denti! Solo un secondo! Che cos'altro posso fare? Oh, quello può servirmi! Ehi, lo stavo usando io! Questo è più importante! Immergo le setole nella vernice bianca che poi spruzzo sul vestito! Per quel qualcosa in più? Ora ci siamo, no? Eh? Io lo indosserei! Davvero incredibile! Ho un capello in un occhio! Preso! È questo? Ah, mi è venuta un'idea! Se lo dici tu! La classe non è roba da tutti! Sì, penso che funzionerà! Ho applicato della colla sull'abito. Ora inizio con dei brillantini dorati, poi passo a quelli d'argento. Oh, che bello questo viola! E per finire un po' di blu. Adesso rimuovo lo stencil. Questo sì che è un abito! Devo soffiare via quelli in eccesso, pronti? Ehi, ma che fai? Cavolo, che male! Ti sembra il caso? E mangiati una mentina! Oh. Lo so, è splendido! Sarebbe perfetto per un matrimonio! Sentito, Justin? No, non ti azzardare! Wow, che brave! E bella la combinazione perfetta! Parla senz'altro di me! No, di me! Piantala, Mindy! Piantala tu, Cheryl! Lasciamo che sia lui a decidere! Beh? Non hai speranze? Quella disperata qui sei tu. Non ti lascerò rovinare il mio grande giorno. Ragazze, dai, siete bellissime entrambe. Io vi adoro. Insomma, guarda che roba. Dice a me? Ma se sta guardando me? Un poppit, li adoro.
Aspetta, mi è venuta un'idea! Sì, sei un genio! Ce l'ho, torno subito! Fai con calma, io intanto mi godo la vista! Un mattarello, sì! Può andare! Cheryl, ma che fai? Ehi, ciao! Ho qualcosa per te! Lo porterò nel cuore, insieme a tutti i nostri momenti insieme! Mindy? Cosa credi di fare, scusa? Cos'è quello? Mettilo giù, dai, adoro anche te! Oh, ok, va bene! Dai, da brava! Ma che figuraccia! Meglio concentrarmi sull'arte! Ci è mancato poco! Accidenti, che paura! Cosa farà? Metto la vernice sul mattarello, inizio con il rosso, faccio una linea di pallini, ipnotico! Non vedo l'ora di vedere il resto! Pazienza, Cheryl, tra poco lo vedrai! Faccio lo stesso con l'arancione, cerco di allineare i pallini, continuo utilizzando altri colori finché non ho coperto tutto il mattarello! E adesso ci si diverte! Lo faccio ruotare su un foglio e vado piano piano... Così dovrebbe andare! È il ritratto di un Poppit! Puoi anche incorniciarlo se vuoi! Wow, che idea magnifica! Ne è venuta una anche a me! Immergo le dita nei colori fino in fondo! Wow, come sono vivaci! Guarda qui, Justin! Premo le dita su un foglio di carta e creo delle righe, tutte di colori diversi! È facilissimo! Ed ecco qua, non è bellissimo? Che copiona che sei! Non ho copiato proprio niente! Oh, che cosa, come ti sei permessa, Cheryl? Che c'è? Mi è scivolato il dito! Guarda che roba! Sei buffissima! Dai, ragazze, come siete immature! Guardate me, piuttosto! Oh no, non rovinare il tuo splendido viso così! Come sto? Siate sincere, mi raccomando! Spettacolare, vero? Non mi va di essere un dipinto? Oh, controlliamo l'ora! Ci siamo quasi! Ragazzi, tempo scaduto! Fate vedere i disegni! No, non ho finito! Mi serve più tempo! Bene, fa vedere il tuo disegno! Non deludermi! Ah, è orribile! Manca completamente il nero! Ah, oh no! La vernice era ancora fresca! Cosa hai fatto al mio portatile? Beh, in effetti è colpa mia! Ti ho spaventato! Perché mi hai fatto questo? Che rabbia! Oh, prof, c'è una nuvola! Ok, forse posso risolvere questo pasticcio. Risolvo il problema della vernice con altra vernice. Userò il rosa. Stratificherò i colori. L'intera gamma di colori. Cannuccia a me. Beh, più che altro il soffio dalla cannuccia. I colori si stanno spargendo. Sta venendo bene. Ok, ecco. Ho coperto l'intero spazio. Fantastico. Prof, che c'è ora? Guardi, ho risolto il problema con il suo laptop. Vediamo. Buon uso del colore. Ottima fantasia. Guarda un po' qui. Cosa credi che stia accadendo qui? Oh mio Dio, cos'è questa luce? Oh no! Wow, come siamo arrivate qui? Prof, siamo in una sfida. Sono emozionata. Chissà cosa dovremo fare. Non pensavo che il tè qui fosse così buono. Guarda laggiù. Oh, wow, ma che belli! E che colori! Non ho mai visto nulla di simile. Sul serio, guarda come si muovono nell'aria. Che bellezza! Davvero adorabili. Mi sa che questo tè è andato a male. Ho i conati. Oh, cavolo, ma dai, gli abbiamo fatto i complimenti. Oh santo cielo, che sfortuna! Perché questa risata? Anche lei è stata colpita? Di che stai parlando? Oh mio Dio! Ora vedo! E ci ho anche bevuto da qui! Oh mio Dio! È molto divertente! Perché sta ridendo? C'erano due cacche! Un attimo! Ho un'idea grandiosa! Questa tela bianca non va! Ecco, molto meglio.
Ok, con dei gessetti disegno il numero 2, il numero che mi ha ispirato. Poi disegno un secondo numero 2. 2-2. Da qui aggiungo i particolari. Farò delle onde e una linea dritta. Metterò delle piume qui. Questa invece sarà l'ala. Un piccolo occhio. E un uccello dovrà avere il suo becco, ovviamente. Ora sfumerò il tratto con il gesso. Che schifo! Perché è capitato a me? E con questo ho finito. Guarda il mio capolavoro. Credo di aver catturato l'essenza di quei pappagalli. Oh mio Dio, è bellissimo! No! Non è possibile! Il giardino è proprio bello oggi. Ecco una mela direttamente dal produttore. Guarda quanti bei frutti che aspettano di essere raccolti. Ehi, vedi quello che vedo io? È così carina! Il profumo è delizioso e dolce. Oh mio Dio! Non ci credo! Che bella composizione! Questi fiori incorniciano uno specchio. Oh wow! Guarda come ama quei fiori! Non ci credo! Devo riguardare! Non sono io! Vero? Sembro molto più giovane! Ero così bella allora! Non sarà uno specchio magico? Non so. Oh, però ora ho un'ispirazione. Dove va? Fa niente. Controlliamo se è tutto a posto. Da dove comincio? Oh, vuoi farmi un ritratto? Ok, aspetta un secondo. Fammi sistemare un po'. Oh, sì, quello che avevo in mente. Una pennellata qui, un'altra qui. Sì. Dipingimi come una delle tue ragazze francesi. Oh, com'era? Che fantastica giornata. Sei la musa perfetta, nonna. Forse rimpolpando un po' la pelle. Ah! Oh, che c'è? Che cosa vuoi? Hai finito? Ok. Ecco a te, nonnina. Ecco il ritratto che ti ho fatto. Cosa? Non hai visto il riflesso nello specchio? Aspetta un attimo. Va via. Mi serve spazio. Sciò! Ok, nonnina. Resta lì. Devo prendere le misure. Cosa? Che stai facendo? Fatto, ora posiziono il pugno sulla tela e traccio le mie nocche. Ottimo! Primo, aggiungo dei dettagli a questa forma. Questi piccoli vortici possono scendere fino a qui. Li faccio anche qui e aggiungo un piccolo fiocco. Altri piccoli vortici qui sotto. Passiamo agli occhi, ovviamente due. Poi le sopracciglia e il naso. Aggiungo due cuoricini. Ora tocca al colore. Inizio con il giallo. Sarà una bella bionda, proprio come il riflesso. E le farò anche dei begli occhi azzurri. Il fiocco sarà rosso, così come le labbra. Le guance invece andranno sul rosa. E poi passo ai cuori. Ah ah, fatto! Ehi, nonna, ho finito il tuo ritratto. Ok, ascolta, porta questo alla nonna e mostraglielo. È l'aspetto che pensa di avere. Daglielo e prendi lo specchio, capito? Ora vai, va pure. Ciao nonna, ecco un altro ritratto. Oh mio Dio, grazie mille. Beh, puoi averlo se io posso avere lo specchio. Rinunciare al mio specchio? Oh, non saprei. Oh, non so se funziona, ma voglio quello specchio. Ok, va bene, farò questo scambio. Ehi, ho preso lo specchio come voleva lei. Sì, grazie mille. Ah, ma che? È questo il mio aspetto? Ma davvero ho questo naso da porcellino? Non voglio mangiare dalla mangiatoia. Mi piace rotolarmi nel fango. Oh, questo campo è così bello. Gli agnellini. Venite, corriamo insieme. Oh, un trifoglio. Oh, sei l'agnellino più carino che abbia mai visto. Oh cavolo, inizia a piovere. Ma queste gocce sono monete. Questa natura mi ha ispirato. Au, ma cosa? Accidenti, mi hai dato una botta in faccia. Ora devo rimettermi a dormire. Diventerò ricca con questa pioggia. Beh, devo prenderle tutte. Prendere le monete. Beh, che cavolo sta facendo? Si svegli, mi sta prendendo a calci e a schiaffi. Oh mio Dio, stavo sognando. Che strano. Ma avevo trovato l'ispirazione in quel campo. Devo mettermi a creare. Mi serve solo una moneta, come quelle nel sogno. Ho un pennarello. Ora devo solo esprimermi.
Metto la moneta sulla tela e ci disegno intorno. Ne aggiungo altri tre al centro e poi li collego. Sarà il viso della pecora? Ha un nasino e la bocca così carini. Ora aggiungiamo delle dolci guance rose. Che belle! Questo disegno mi rende felice. Forza, torna qui. Devo mettere all'asta quest'opera. Chi fa un'offerta per questo meraviglioso gregge? Sì, mi serve assolutamente quel quadro. Offro 100.000 dollari. Oddio, sono un mucchio di soldi. Aggiudicato. All'uomo col cappello e il gilet. Ah, questi disegni non vanno. Sono tutti spazzatura. Ah. Non capisco il perché. Questo posto è spettacolare. Già, è incredibile. Infatti. Oh, aspetta. Ho un'idea. Fammi un ritratto. No, grazie. Meglio evitare. Capisco. Beh, allora fai tu. Si crede troppo brava per farmi un ritratto. Guarda, è appena comparso un ragazzo. Ciao, ho usato la mia magia per apparire qui. È un piacere conoscerti. Ho una cosa per voi. Alakazam! Ecco, un forziere. Pronte a vedere che c'è dentro? Ta-da! Un robot e una bambola. Che carini. Ecco fatto. Ciao, Mr. Robot. Ciao, Dolly. Mi sento così ispirata da questa interazione. Il dramma, l'amore. Oddio, si stanno per baciare. Ah, finalmente sono ispirata. Disegno un cuore sulle dita in questo modo. Lo riempirò, così sarà più realistico. Coloro anche l'altro dito. Bene, con il nero aggiungiamo alcuni punti qui sopra. Sorrisi e braccia. Oh, che carini. Si amano. Si abbracciano e sono felici insieme. Guardi. Eh? Oh, che carini. Davvero bello. Questo amore mi ha dato l'ispirazione giusta. Ok, anch'io ho in mente qualcosa. Disegno un cuore usando sia la matita che il pennarello a punta fine. Aggiungo delle linee in alto e in basso. Poi farò le ombre con la matita, più scure al centro e più chiare in alto. Con un righello traccio delle linee parallele trasversali. Serviranno come guida per il taglierino. Devo tagliare lungo questa linea. E qui in cima al cuore. La prima metà è fatta. Tocca alla seconda. Bene, posso rimuovere questa parte. E aggiungere un po' di ombreggiatura qui sotto. Non serve esagerare. Lo sfumo con il resto del disegno. Ecco, sembra perfetto. Guarda, ho finito il disegno. È un bel cuoricino. Che ne pensi? Non ci credo. Sembra in 3D. Dovrebbe mostrarlo al ragazzo magico. Dov'è finito? È scomparso. Prima è apparso dal nulla e ora è scomparso. E va bene. Questo gioco è così bello, l'adoro! Ah, ecco che stavo cercando. Oh, mi sono caduti i pennelli. Li prendo io? No, ci penso io. Au! Mi sa che ci verrà il bernoccolo. Scusa, e grazie. Oh no, c'è acqua dappertutto! Il foglio è rovinato. Perché tutte a me? Che fastidio! Aspetta, ho un'idea. Farò cadere un po' di inchiostro sulla carta e con l'acqua si distribuirà. Mi piace. Aggiungo qualche altra goccia. Perfetto. Sembrano due teste. Ah, mi ricorda qualcosa. Ti piace? Che ne pensi? Wow, è bellissimo. Sei stato davvero bravo. C'è un'altra cosa. Speravo lo dicessi. Allora fate attenzione, voglio che disegnate un unicorno. Ehi, guarda lì! Non vedo l'ora di cominciare, sarà fantastico! Adoro gli unicorni e questo sarà il migliore di sempre! Sarà così bello! Ecco, finito! Che ne pensate? Oh, ma io preferisco il mio! Come hai fatto? È un'opera d'arte! Oh, il mio è orribile! Devo fare qualcosa! Ho un'idea! Faccio una foto veloce! Troppo furba! E adesso devo fare in fretta. Ehi, papà! Oh, che bello unicorno! Me lo disegni? Certo, che problema c'è? Avrò bisogno di questo. Lo metto su un foglio e ne traccio il contorno. Sai che stai facendo? Credimi, non è il mio primo rodeo. Guarda qui, un magnifico unicorno! Non ci assomiglia per niente. È brutto! Tutti critici al giorno d'oggi, ma posso risolvere. Dammi un secondo, serve un po' di colore.
Tada! Un maestoso unicorno! Stiamo guardando la stessa cosa? Questo è un unicorno! Questo è un insulto alla natura! Mi piace! Fammi pensare... Ci deve essere qualcosa che posso fare... Aspetta... Sì, potrebbe funzionare! Prendo questa lastra di vetro che mi tornerà utile... Deve essere buio... Facciamo così... Ingrandisco il cavallo... Attacco della gomma da masticare al lato del telefono e poi lo metto su un fianco... Posiziono il vetro di sbieco così... E ora che ho l'immagine proiettata la ricopio sul foglio... È facilissimo! Devo soltanto seguire le linee. Mi prenderò il mio tempo, voglio che sia perfetto. Ora posso colorarlo, sta avvenendo benissimo. Sì, lo adorerà. Coloro la testa con una matita rosa e poi ci ripasso con un pennarello per ombreggiare. Penso che ci siamo. Posso rimuovere il vetro e voilà! È incredibile! Grazie, papà! Per così poco. È meglio che torni in classe, non devo farmi beccare. Ce l'ho fatta! Ho finito! Wow, è meraviglioso! Sembra proprio come l'originale! Sei una vera artista, Essie! Beh sì, insomma! È ora di dare sfogo alla creatività! Dipingiamo! Comincio a spargere il colore! Wow, è super vivace! Lo faccio cadere a pioggia! Tranquilli, so che faccio! Facciamo qualche foto! Sì, così! E ora postiamola! Wow, la gente sta già reagendo! Ah, lo odiano! Non è la risposta che cercavo! Le persone sanno essere così crudeli! È da buttare! Oh, che cos'è stato? Ehi, ma guarda, è il mio giorno fortunato! I colori sono così vivaci, il motivo evoca un tumulto interiore! Ma ha bisogno di qualche aggiustamento! Ci penso io, dov'è? Questo è inutile! Che cosa c'è qui? Un lingotto. Bleh. Oh, ciao! Questi li conserviamo. Ecco, cercavo questo. Spruzzo un po' d'acqua sul dipinto. Voglio allentare la vernice. Servirà parecchia acqua. Voglio che i colori si mescolino per bene. Così. Porto fuori la spazzatura. Ma che? Molto meglio. Serve qualcosa? Lo voglio per la mia collezione. Pago bene, sai? Affare fatto, è stato un piacere. Il mio quadro! Ah, sì, sì, sono ricco. Voglio quel flacone spray. Devo fare piano, ci sono quasi. Chi va là? Oh. Dipingerò la tua scimmia, certo. Ci è mancato poco. Finalmente sarò un artista. Devo andare. Oh, la spazzatura. Interessante. Non ho idea di che cosa sto facendo, ma lo fanno tutti. Ci siamo? Ok, credo di essere pronto. È il momento di creare un capolavoro. Devo solo pensare come un fiore. Sono un fiore? No, troppo strano. Mamma mia, terribile. Ecco. È magnifico! Madre Natura sarebbe orgogliosa! Ma chi voglio prendere in giro? Non sarò mai un artista! Mi arrendo! Alex, sei qui? Cos'è questo macello? Ci sono cartacce dappertutto! Sono in crisi! Chi l'avrebbe detto che sarebbe stato così difficile? Huh? Che è successo? Cercavo di dipingere, ma sono un disastro! Dai, come sei drammatico! Però sei divertente! Che c'è da ridere? Dammi quello, va! No, è mio! Devo mangiare quando sono triste! Oh, lavati i piedi! E tu molla il sedano! Mai! Quindi è così, eh? Smettila, Alex! Sta volando! Guarda che cosa hai fatto! Aspetta! Stai pensando quello che penso io? Facciamolo! Taglio il sedano a metà. Le lezioni di karate stanno dando i loro frutti. Ora prendo un foglio blu e ci metto della vernice rossa. Ne servirà molta, più o meno così. Ora immergo per bene il sedano nella vernice così. Ho bisogno di una tela bianca adesso. Capovolgo il sedano e lo premo sulla carta. Poi prendo anche del verde e dipingo lo stelo e le foglie.
Ah, che bel fiore! È stupendo! Opere d'arte originali in vendita! Un'occasione imperdibile! Wow, ci credi? Batti 5! Cavolo, è difficile! Tutto questo lavoro mi fa venire fame! Per fortuna ero preparato! Che bontà! Cosa disegno? Non mi viene in mente nulla! Perché è così difficile? E perché sto pensando a una scimmia che balla? Ma... Eh sì? Ah? Devi provare questo! Alex, attento! Il ketchup! Cosa? Oh no! Accidenti, sempre così! È meglio che lo pulisca, ecco perché porto sempre i tovaglioli. Una bella passata. Mi sa che stai facendo peggio. È tutto sotto controllo. Aspetta, mi hai ispirato! Disegno sul foglio con una gomma sperando che funzioni. Poi spennello dell'acqua da cima a fondo, voglio essere sicura. Non voglio perdere nessun punto. Poi ci attacco della carta velina. Sto usando il blu e il rosso. Sovrappongo i quadratini lasciando che assorbano l'acqua. Continuo così su tutto il foglio alternando i colori. Questo era l'ultimo pezzo. Ora bagnerò di nuovo la carta, non serve molta acqua. Devo solo inumidire il foglio. Aspetto che si asciughi e... comincio a rimuovere lentamente i quadratini. Questa è la parte più divertente. Il colore si trasferisce sulla carta, ma non dove ho disegnato con la gomma. È ancora bianco! Che bello che è venuto! Guarda, Alex! Wow, che figata! Hai avuto la mia stessa idea, Essie! Davvero? Vuoi un morso? No, grazie. Ma è meglio così. Questi quadri sono divertentissimi. Che sta disegnando quella signora? Sembra così seria. Credete che dipingere sia semplice? Vi farà bene un bel bagno di realtà. Oh, cosa? Ma come siamo arrivati qui? Beh, almeno siamo insieme, giusto? Carino, vero? Volete provare anche voi? Quanto sarà difficile? Sono solo un paio di linee e curve. Ma non ne disegno uno da un bel po'. Proviamo di nuovo. Una linea curva qui. Sei davvero un disastro. Non riesco a farle uguali. Wow. Forse questi quadretti mi aiuteranno. Eccellente! Wow! Posso disegnare spostandomi da un quadrato all'altro. Questa è la parte inferiore. Ora tocca a quella di sopra. Wow! Che idea geniale! Ehi! Prendi! Thank you. Con colori diversi è molto meglio! Ancora un po'. Oh,
Fantastico! Ottimo lavoro! Vediamo come sono andati. Un approccio interessante. E questo? Un po' troppo letterale per i miei gusti. Credo che Matt abbia vinto questo round. Sì! Congratulazioni! Ci sono quasi! La vostra pazienza è stata ricompensata. Sembra piuttosto divertente. Disegnare un ragazzo è facile. Sì. Ne vedo uno allo specchio tutti i giorni. Molto bene. Non male. Dove hai imparato, Stacy, a disegnare così? Non posso consegnarlo. Matt, non hai più tempo. Vediamo i disegni. Devo pensare in fretta. Ops! Ecco! Un ragazzo! Eh? In effetti è un ragazzo! Le chiedo scusa per lui! Aspetti! Posso fare qualche ritocco? Va bene, ma hai solo un minuto! Grazie. Queste lettere sono un ottimo punto di partenza. Vedete? Ora è più chiaro. Ma che carino! Ah, prendi questo, sfida di disegno! È un capolavoro! Wow! Due Picasso in erba! Sapevo che ce l'avremmo fatta! Miau! Impressionante, vero? Beh, ragazzi, forza! Dobbiamo disegnare un gatto? A quanto pare! È complicato! Buon lavoro! Baffi? No! Mi serve un po' di ispirazione! Si è addormentata? Ora posso mettermi al lavoro. Saluta tutti, gattina. Verrai con me. Ehi, Stacy. Come l'hai avuta? Oh, che brava. Io preferisco quelli veri. Oh! Che carino! Sei il mio migliore amico! Perciò ti farò un ritratto!
sei più grande di quanto mi aspettassi. Non riesco a prendere le misure. Magari spostandoti un poco. Così non va bene. Stacy, passami il gatto. E tu da dove arrivi? Comunque... iniziamo. Trasformiamo la parola gatto in qualcosa di più realistico. Lo farò arancione. Con qualche striatura. E non dimentichiamo le orecchie. Carino quasi quanto quello vero. C'è qualcuno laggiù? Che ne pensa? Cosa mi sono perse? Ah, giusto, i gattini. Stacy, molto carino. Matt, il tuo mi sembra familiare. Ora capisco perché. Mi scusi? Ho l'impressione che vincerò questo round. Essere creativi è molto più che dipingere su un foglio. Avete finito di ballare? Perché qui c'è un cagnolino da disegnare. Sarà proprio interessante. Devo iniziare dalle orecchie? Matt, ti serve un piccolo aiuto? Guarda questo cagnolino. Cosa? È un cane? Oh, lascia perdere. Oh, ehi, Stacy! Vedi il cane? Ehi, sì che lo vedo! Sembra un Rottweiler! Posso ricopiarlo qui sopra? E personalizzarlo con dei dettagli. Come il suo collare. Ma cos'è un cane senza occhioni dolci? Ora passiamo al naso bagnato. E non dimentichiamo la lingua lunga. E il giusto tocco di colore. Il rosso per il collare. Usa l'arancione.
Grazie. Ho trasformato questo disegno in un'opera d'arte. Cavolo, sono brava! Mi serve solo un aiuto extra. Non credo che questa andrà bene. Com'è finita questa roba qui? Sul serio? Ecco ciò che stavo cercando. Oh, com'è carino. Oh, aspetta, no, dov'è il disegno? Vedo che ti ho ispirata. Ultimo, ma non per importanza, il viola. Attenzione, per favore. Non abbiamo ancora finito. Stiamo disegnando arcobaleni. Questo è fondamentale. Iniziano sempre con il rosso. Guarda, sembra già un arcobaleno. Non mi piacciono i pennarelli. No! 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 Fatti gli affari tuoi! Non sta combinando nulla! Ehi! È un Pop-It quello! Adoro questi giochi! Ed è proprio quello che mi serve. Non è fantastico? Wow. Oh, no! È mio, ma lo userò per qualcosa di diverso. Ogni fila avrà un proprio colore. Un altro po' qui. Fatto. E non devo dimenticare questi. Che soddisfazione! Prof, attenzione! Ehi! Siamo pronti? Wow, quanti splendidi colori! La forma va migliorata. Ok. Questo è pensare fuori dagli schemi. Vorresti creare una bella opera d'arte ma non sai come cominciare? Non preoccuparti, abbiamo dei trucchetti utili per trasformare le tue idee in veri capolavori.
Facciamo fluire la creatività. Ah, la mia cotta mi ha ispirata. Spero che lo apprezzi. Tanto vale provare, no? Sì, forza. Che succede, David? Figo, cosa mi ha scritto? Sì, mi piace molto. Spero che mi risponda. Vediamo. Oh, i miei libri. Scusa, lascia che ti aiuti. Oh, così morbide. Wow. I miei libri? Oh, certo. Quindi... Sì, grazie. Penso di essermi innamorato. Aspetta, solo un'ultima occhiata. Sì, mi piace proprio tanto. Ah. Oh, ecco cosa metterò. Voglio ricordarle del primo momento in cui ci siamo visti per la prima volta. La parte difficile è questa qui ed è finita. Bene. Wow! Mi ricordo. Che tesoro. Ti amo, piccola. La preparazione per il progetto artistico fa parte del processo, anche se può essere disordinato. Dunque, è ora di trasformare questa idea in arte. La prima pennellata è sempre la migliore. Aggiungo un po' di blu qui. Sta davvero venendo bene. Oh, lo è? È terribile. No, meno male che ho dell'altra carta. Oh, bene. Ma è peggio del primo. Ah. Forza, adesso concentrati. Mi stai prendendo in giro. Perché non riesco a dipingere uno stupido fiore? Va bene, stai calmo, respira profondamente. Posso farcela. Posso farcela. E vado. Piano. Piano. Oh, che sfortuna. Ma aspetta un attimo. Che forma interessante. Posso farci qualcosa? Usare il pennello in diversi modi può aiutarti a creare dei disegni del tutto unici. E nel mio caso dei petali. Una volta finiti questi bellissimi petali, bisogna aggiungere un po' di verde per le foglie e gli steli. Vedi come viene? Bisogna fare molta attenzione. Adesso uniremo questi due. Sono venuti davvero bene. Sapevo che ce l'avrei fatta. Wow! Hai disegnato tutto questo da solo! È per te, Annie. Posso farne degli altri? E questa volta adotterò un approccio molto nuovo. Non preoccuparti, il tema è sempre lo stesso. Vedi come diventano delle foglie che... sembrano vere? Proprio così. Non avere paura di prendere il tuo tempo. Puoi fare anche dell'erba, vedi? Ma la parte successiva è più complicata. Userò questi colori per creare delle trame divertenti. E tutto grazie a questo palloncino. Non è soddisfacente? Lo userò come un timbro e otterrò questi fiori divertenti e del tutto unici. Non devo dimenticarmi questo. Bello, vero? Stupendo. Che ne pensi? David, come ci sei riuscito? Il mio ingrediente segreto. Ah? No, questa immagine è così allegra. La devo incorniciare. E perché fermarsi qui? Ho solo bisogno di un po' di ispirazione. Esatto, hai detto cosa? Oh, Susan, sei terribile. Oh, non lo so, accidenti. Cosa... Scusami?
Il mio foglio! Oh, colpa mia! Upsi! Guarda cosa hai fatto! È rovinato! Ehi, posso mostrarti qualcosa? Mai sentito parlare di un incidente felice? Beh, ora ce l'hai di fronte! Oh! Wow. Posso? Sì, puoi anche fare diverse dimensioni! Sorprendente! Facciamolo! Quanti cerchi potrò fare? Quanti ne vuoi? Le cose stanno diventando folli! Puoi usare praticamente qualsiasi cosa, basta che sia circolare, ovviamente. Pensi che ce ne siano abbastanza? Sembra davvero bello, vero? Dammi il 5! Il mio piccolo artista! Ok, questo punto è perfetto! Sì? Gli alberi, la natura e tutto il resto! Diamoci da fare! Ci sto! Non so... Che cosa... Ehi, non guardare il mio! Come vuoi, bene! Mi metterò qua giù, allora! Cosa posso dipingere? Lo so, è adorabile! Spero che David non l'abbia visto! L'ho visto io per prima! Che vinca il migliore pittore di volatili! Alcuni cerchi possono fare molto. Devo solo sapere dove aggiungere le linee. Bello, vero? Basta un po' di colore per farlo scoppiare. Il giallo è un colore così allegro, vero? È perfetto per un uccellino così allegro. E che ne dici di un po' di verde? Una tonalità così pacifica? Gli farò anche alcune piume blu. Farò prima i bordi. Così. Ci sta proprio bene, vero? Quasi fatto. Solo un paio di tocchi finali. Ed è così che si fa, gente. Un vero capolavoro. Non sei d'accordo? Sì, sono molto contento. Cos'è quello? Avevo solo bisogno di una mano. E ho capito che mi serviva una mano vera. Beh, una mano e alcuni punti e linee qui e lì. Riesci a vedere la faccia dell'animale? Non preoccuparti, tra poco si vedrà. Questi rami ci stanno benissimo. Ed ecco i suoi adorabili piedini. Un po' di verde? Penso che ci stia bene. Riesci a vedere l'uccello ora? Sono così creativa, vero? Beh, se proprio vuoi vederlo... Non male affatto. Oh! Sono entrambi molto belli! Dovremmo chiedere all'insegnante? Sul serio! Spero che stia bene. Sembra che stia solo dormendo profondamente. Ehi! Oh, tutto fatto? Oh? Oh, ottimo lavoro! Ora datemi solo altri 5 minuti. Va bene, come vuole. Ho bisogno di qualcosa che faccia girare la testa e so esattamente cosa. Tinte complementari per la vittoria. Ma manca ancora qualcosa. Che cosa? Ah, questa palla non va bene. Wow! Mi piace troppo! Mamma! Oh, non adesso. Ok. C'è ancora molta vernice rimasta, il che mi lascia spazio per giocare. Grazie. Non so proprio cosa fare. Ok, proverò con un po' di... Ehi, dov'è finita la mia tavolozza di colori? David? Sei tu? Scusami tanto? Guarda, l'ho fatto io! Lo chiamo acqua di stagno. Oh, lo so! Vuoi dipingerti la faccia? Dacci dentro, David! Oh, sì, voglio provare!
Divertente, vero? Puoi dirlo forte? Sì. E se uso il dito? Eccolo! Ah, punti blu in arrivo, gente! Ma ora per il mio colore preferito. Ho finito! Guarda, mamma! Beh, non è incredibile? Ma proviamo un altro trucco. La simmetria può essere bella. E per dimostrare che è vero, puoi creare un'opera d'arte. È una bellissima farfalla. Questa linea le farà prendere vita, insieme al contorno delle ali. Anche dall'altra parte. Così. Ecco. Ammira questa bellezza. Ed è solo l'inizio, figliolo.